I congressi della Lega sono sempre belli perché vedi molti vecchi, come il presidente della Regione Veneto, vedi persone che mi hanno fatto il capogruppo nel lontano 1992, Maria Enrico Speroni. Però poi, quando sei in questi momenti e che guardi fra la folla, trovi che manca il volto di qualche amico. E quando mancano i volti degli amici, si dice, forse ci ha anticipato di qualche passo. E vi parlo di un certo Gippo Farassino, vecchio amico, che la Camera dei Deputati, fra la pippa e il toscano, soffocava anche Umberto Bossi. E dall'altra parte, un altro volto che mi manca è quello di Tino Rossi, un altro parlamentare che manca in questi. Cioè, io forse sarò un romantico, non è morto Tino Rossi, non è morto, però... Sai, mio capogruppo, il bello è quando ci sono gli amici vederli, poterli ricordare, perché sono amici di grandi battaglie. La Lega ha fatto tante grandi battaglie e io soffro quando vedo i forconi che vanno in quella linea che sono sempre state le grandi battaglie della Lega. Questa è una cosa che dico, e noi dove siamo? Allora incomincio a pensare, ma quando Umberto Bossi gridava Forcolandia, ve lo ricordate quante persone ci dicevano, ma voi siete contro lo sviluppo, siete contro la madre naturale, siete... Umberto Bossi aveva visto giusto, eravamo contro quello Stato bolscevico, europeo, che ti comanda e ti controlla con le polizie e con la magistratura. Perché guardate, se l'Unione Sovietica è stata forte insieme, perché aveva un esercito e una polizia e una magistratura molto forte che controllava tutto. E noi oggi siamo sotto la gogna della magistratura. Per cui, quando io sento Letta che dice... L'Europa mi ha detto che ho le palle d'acciaio. Pensate i pensionati a 500 euro al mese, che palle che c'hanno! C'hanno delle palle così. Allora io vi dico, ma è possibile che non si abbia ancora raggiunto la pensione per giusto vivere al nord? C'è la legge che dice, della sentenza della Cassazione, che il minimo vitale allora era di 1.050.000 lire e adesso è aumentata. Quando Umberto Bossi disse, signori, dateci il doppio prezzo, lire e euro, guardate che quella volta c'era anche Silvio Berlusconi, insieme a Prodi, Berlusconi in Italia e Prodi in Europa, che disse da tanto gli italiani non si fanno fregare, però questo sistema ha fregato i padani, questo è vero, gli italiani no, ma i padani sì. Io riesco a capire che c'è qualche stupidotto del Trentino che gli sto un po' di traverso, è quello là, quel maglioncino verde e il capello grigio. Però io sono boso della Lega e sono un solito soldato che arriva e combatte. Cioè Matteo, mi fa piacere. Matteo è arrivato e io ti do il posto, Matteo? No, ecco, no, ci vedi? No, no. Matteo non vuole il posto, per cui lo tengo ancora due minuti. E allora di fronte a questo... Io chiedo, e se Matteo mi ascolta, non so se è nella sua linea politica di segretario federale, visto che a Roma nessuno lo vuol dire e non lo vuol fare,
l'aiuto di Stato per la piccola e media impresa, per l'artigiano, per l'agricoltore, l'aiuto di Stato anche se l'Europa e la Merkel non lo vuole. Questo dobbiamo insistere e volere, perché noi della Lega dobbiamo sostenere quello che è il nostro territorio. Potrà andare, potrà, non lo so, però ricordatevi una cosa, che noi potremmo vivere senza Europa, perché senza Europa ritorneremo alla nostra moneta, che può essere la Lega, quella volta l'avevamo fatta nel 92, la Lega, la moneta che usciva dalla sede del Bresciano, o qualche altra moneta, perché l'euro è la prigione dei popoli, l'Europa è la prigione della libertà dei popoli. E allora di fronte a questo noi abbiamo i nemici, si chiama Europa, si chiama sinistra, perché questa gente portano avanti uno Stato bolscevico europeo che ci condannerà alla fame e alla sudditanza. Ricordatevi che ogni tanto bisogna ascoltare anche le televisioni dei nemici. Le televisioni dei nemici dicono che l'Europa è una piccola provincia nel mondo. Vuol dire che questa economia mondiale ci ha già mangiato i nostri risparmi e il fine di domani per noi e i nostri figli. Grazie e buona Padania libera a tutti.